Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi farò vedere cosa ho acquistato questo mese da Passione Unghie. Ci sono novità e offerte. Adesso vi faccio vedere, il pacco è appena arrivato, quindi io vi faccio vedere, tutte le cose prese casualmente. Allora, la prima cosa che vedo è l'omaggino. Questo, ah, bello, molto carino. È rosso fucsia fragola, molto carino, sono tutti glitter ovviamente. Poi andiamo avanti e faccio vedere altri glitter. Questi qui sono gli stessi che ho acquistato l'altra volta, sono i Vegas Hollywood, questi, e sono oro rosa. Bellissimi, questi qui li sto usando tantissimo. E poi l'oro. È un oro quasi bronzato. Poi altri glitter. Questi, purtroppo non c'è scritto quali sono, però sono questo dorato e argento, però questo è più, è un dorato molto più chiaro. Argento, bellissimi, sono molto fini. E questi dorati, questi sono più lucenti, più accesi rispetto agli altri. Quindi li mettiamo via. Poi ho preso le novità, che sono i foil. Ora vi faccio vedere la carrellata. Queste, allora, sì, fiori, ah, sono tutti fiori ovviamente, quindi li metto tutti, vi faccio vedere uno per volta. Questi sono stupendi. Poi questi lilla, questi blu e questi altri fiorellini più piccolini, multicolor. Questi qui sono usciti questo mese, sono la novità, e insieme c'è anche il gel foil. Il gel foil serve appunto per far aderire i foil molto bene. Dopo di questo io ovviamente vi girerò il video sull'applicazione, perché adesso aprendo le cose random non riesco a farvelo vedere nello stesso video perché verrebbe un video troppo lungo. Ora li rimettiamo da parte. Comunque questi sono quelli che ho preso io. Poi ci sono due gel color. Vediamo. Ah, ok. Ho ripreso Pure White, che serve sempre, è il classico bianco, però non ve lo apro perché ho già un altro aperto, il bianco gesso classico senza dispersione che serve anche per fare i disegni o i decori. E ovviamente vi ricordo che non ha, sono ottimi anche come stesura di colore, e non, se steso bene con una struttura fatta perfettamente non si vedono strisce di difetto, insomma. E poi questo Shocking Red che mi era finito, quindi questo lo possiamo aprire, ed è questo fantastico rosso. Dalla telecamera sembra un po' più arancio, però vi posso garantire che è un rosso fluo. Poi questi qui, se non sbaglio, sono gli unici gel color, in color che ho preso. Adesso vediamo. Poi ho preso tantissimi colori. Iniziamo da questo,
questo che è Stefani. Allora, Stefani forse è l'unico colore che non era in offerta tra quelli che ho preso e l'ho pagato a prezzo pieno, però fatto sta che essendo 10 ml comunque è un gran risparmio. Allora, mi sono munita di coltello per poter aprire tutti i gel color, altrimenti non finisce veramente più. Allora, io come sempre li agito un po' prima dell'utilizzo e poi vado ad aprire. Questo è il colore, ve lo faccio vedere esteso. L'effetto è questo qui, ovviamente dovete pensare che ci va una seconda passata, quindi diventa leggermente più intenso, ma come colore cover, come colore per tutti i giorni, delicato, perfetto per chi non ama i colori, oppure dato che adesso abbiamo usufruito parecchio di colori accesi, un colore per spezzare la stagione, questo è adatto. Bellissimo, molto bello. Ok, poi andiamo avanti, quindi questo qui era Stefani SP 93. Poi andiamo avanti, non vi faccio vedere i colori adesso perché devo farvi vedere prima altre cose. Ho preso di nuovo le mie mascherine, queste qui sono quelle 50 pezzi senza lattice. Questa volta le ho prese nel colore lilla, va bene, viola, non lilla. Si era già strappato. Okay. Poi andiamo avanti. Ok, c'è una carrellata di tutti i flaconcini in cartone, quindi dobbiamo andare avanti molto velocemente. Allora, abbiamo SP 86 che è Sienna, questo qua. Ve li faccio vedere così perché stenderli tutti è un po' un caos. Purtroppo mi mancano le rotelle, altrimenti ve li avrei fatte vedere tutti stesi uno per uno. Questo qui è un mattone, lo cercavo perché è molto richiesto. Poi andiamo avanti, abbiamo Viva, eccolo qua, SP 113. Mi sono munita di coltello. Ok, perfetto. Eccolo qua. Bellissimo. Mamma mia, bellissimo questo colore. È un fucsia, è un vero e proprio fucsia, ragazzi. È bellissimo. Nella telecamera sembra viola, ma vi dico che è proprio fucsia. Bellissimo. Questo era appunto Diva. Poi abbiamo niente, questo non è un colore, questo è Acqua Gloss, come sempre il mio sigillante perfetto, con dispersione, circa 2 minuti in lampada LED UV a diodi, e una volta sgrassato io lo sgrasso con un goccino di olio, viene una perfezione. Poi prendiamo altre scatoline. E abbiamo SP43 Naked, quindi presumo sia un color carne. Eccolo qua, bellissimo. Questo qui somiglia molto a Cookie, che è della linea dei colori, molto molto bello, carinissimo. Allora, i colori che ho preso l'altra volta, se non li avete visti, li trovate nel video haul precedente. Questo qui è Elenoir SP92, è sicuramente un bordeaux, sì, un bordeaux tendente al marrone e un rosso marrone, sì. Ovviamente dalla telecamera non so se si percepisce qualcosa, ma non è nero, è un bordeaux marrone. Allora, vanilla, questo qui è SP42. Andiamo avanti, perché
perché ce ne sono tantissimi, veramente tanti. Eccolo qua. Questo qui è un bianco sporco. Sì, è un beigeolino chiaro. Molto carino anche questo. Sto sostituendo tutti i gel nei barattolini con questi qua, in bottiglietta, perché preferisco avere ogni colore con il suo pennellino. Poi abbiamo Daisy e poi questi qui sono da 10 ml, sono più duraturi. Dato che tante volte non sono disponibili i colori che finiscono, almeno questo essendo il doppio, spero di riuscire a mantenerli un po' di più nel tempo. Questo qui è bellissimo, si chiama, aspettate che non ho letto, Daisy, è questo lilla chiaro con una punta di viola, bellissimo, e ha anche i micro glitter all'interno, molto carino. SP62, se non l'avevo detto. Poi andiamo avanti, qui mi sto riempiendo le scatoline. Poi abbiamo Amour 129, questo qua, andiamo ad aprire. Bellissimo, è un rosa corallo, molto molto bello. Non so se si vede la tonalità, però è tendente al fucsia, sì, è un rosa scuro, corallo. Non ricordo di avercelo, ma credo proprio di no. Poi andiamo avanti con Drama, che non ricordo se ce l'ho, però SP117, apriamo, dovrei non avercelo comunque, non ricordo, però avere un doppione non è mai un problema. Bellissimo, molto bello, fucsia molto scuro, molto molto scuro e acceso, bello, molto molto bello. Andiamo avanti, abbiamo SP106 che si chiama Red Rock, presumo sia un rosso mattone, un rosso, sì, Red Rock, esatto, è un rosso marrone, sì, mattone. Bello, molto bello, saranno colori molto richiesti soprattutto in inverno, perché sono colori invernali, autunnali, perché ne ho fatto scorta. Poi andiamo avanti, ah ecco, questo qui ve lo faccio vedere dopo. Apriamo questa serie di colori della Floribol. Chissà perché questi però non hanno la scatola, ma va bene. Allora, SP17, SP98, SP104, Sky, questo qui SP17, blu, bellissimo ragazzi, questo è stupendo. È metallizzato, wow. Io non so se lo sapete, ma il mio colore preferito, proprio a prescindere dal fatto che siano unghie o meno, è blu. Il mio colore preferito è blu intenso, proprio come questo, stupendo. Poi andiamo avanti con Kristen, sarà sempre un bordeaux, SP98, wow. Uno più bello dell'altro, ora bisogna solamente vedere se sono coprenti. Bello, molto bello. Questo è un viola scuro. Sì, un bordo viola, ecco, perché in tante mi dicono ma quel rosso, quel bordo che va al melanzana, quel bordo che va al marrone, ecco. Spero di averle accontentate. Allora, si è spenta la fotocamera. Abbiamo Anastasia SP104 e questo bordeaux
Bellissimo, uno più bello dell'altro, veramente. Questo qui è viola. Sì, questo è un rosso viola. No, veramente è marrone e viola, sì. È quasi, sì, ma avrà anche un tono di rosso. Sì, comunque viola marrone e un tono di rosso. Bellissimo. Poi andiamo avanti perché ce ne sono ancora tanti, tanti, tanti. Allora, questi qui in offerta forse non avevano la custodia. Chissà. Allora, SP89 Grace. Questo è molto simile a un altro, che ora non mi viene, forse il 43. Comunque, è questo bellissimo nude. Io lo metterei nella scala dei nude, molto carino anche questo. Poi abbiamo SP10, sicuramente, infatti si chiama Rosy. Ah, bellissimo pastello, rosa pastello, perfetto. Poi andiamo avanti con SP126 c'è un flash. Ecco, ho preso anche la linea dei flash. Se sentite rumori maldestri è semplicemente wow, la macchina del caffè. Bellissimo. Non vedevo l'ora di prendere questi colori. Questo qui è un miscuglio di glitter azzurri, ma un azzurro veramente di una tonalità sottile e argento, veramente bello. Continuiamo con un'altra carrellata. Abbiamo SP119 Champagne Flash. Anche questo lo desideravo da tempo. Wow. Bellissimo, ha i glitter prosecco, in questo caso si chiama champagne, molto sottili e vedo che sono veramente tanti, quindi presumo sia un colore veramente coprente. Bellissimo, quindi ripeto 119 champagne flash, poi SP107. Spero di non aver preso colori troppi, ma non credo, altrimenti me ne sarei accorta. Brigitte. Bellissimo, questo qui è un bordeaux, però ha una punta di fucsia. Aspettate che c'è una goccia. Ok. Ha una punta di fucsia, veramente bella. Io spero che dalla telecamera non sembrino tutti uguali, ma vi posso garantire che sono tutti, tutti diversi. Questo qui è promossissimo, molto bello. Poi si vede che è coprente, dalla consistenza si vede subito, diciamo. Poi abbiamo SP112 Glamour. Bellissimo questo rosso. Ah, all'interno anche dei glitter. Cercavo appunto un rosso con i glitter. Sono dei perlato più che glitterato. Bello, veramente bello. E sono dei glitter semplicissimi bianchi. Non ci sono. L'altra volta ne avevo preso uno con i glitter fucsia. Questo qui invece ce l'ha semplicemente bianchi, trasparenti, giusto per dare l'effetto. Poi andiamo avanti, SP118, Alter Ego. Ah, questo è un blu notte. Sembra nero, ma è blu notte, ve lo garantisco. È veramente, veramente scuro. Somiglia molto a Midnight Blue, che è della collezione dei colori Fast, che è metallizzato. Invece questo qui è completamente matto. Quindi Alter Ego SP118, andiamo avanti con Papaya Flash. Questo qui ne sento veramente parlare tanto. Vediamo se sì. Ed è il 120. Ah, bellissimo. Allora,
Questo è una sorta di oro arancio. Non si è mai visto un oro arancio, però è così, cioè non saprei come chiamarlo diversamente. Sempre pieno di glitter, quindi presumo sia coprente. Con due passate dovremmo avere un risultato fantastico. Quindi, flu papaya, no, bugia, papaya flash, scusate. E poi abbiamo Mona Lisa SP38. Andiamo sempre di coltello. Ah, bellissimo. Questo è un rosa pastello molto chiaro. Rispetto all'altro è meno acceso, quindi è sempre sulle tonalità nude, naked, diciamo. Comunque, sempre pastello è. Molto carino, mi raccomando, per i colori pastello dovete fare attenzione alla struttura che deve essere quasi impeccabile. Poi passiamo a un'altra carrellata. Ho trovato un altro cartoncino. Questo qui è Rame Flash, anche questo è curiosissima di vedere. SP122. Apriamo. No, vabbè, che ve lo dico a fare, è una sorta di oro rosa e rosso messi insieme. Presumo sia anche questo, no, forse leggermente meno coprente, però con una passata abbondante dovremmo riuscire ad avere un risultato veramente perfetto. Veramente bello anche questo. L'altro andava più sull'oro arancio. Questo qui va su oro rosa rosso. Quindi è bellissimo. Ok, poi andiamo avanti. Apriamo un altro pacchetto di colori. Allora, togliamo questo che dà fastidio. Ecco il mio preferito, oro rosa flash, ed è SP121. Questo qui lo conosciamo tutti, perché io sono impazzita anche del color gel, poi è il trend del momento, diciamo, e lo vogliono tutti. Questo qui va benissimo sia con tutti i rosa e sia con tutti i bordeaux. Con tutte le tonalità di nude, con il cover, con qualsiasi colore, si può fare un'unghietta diversa e inserirci l'anulare con questo oro rosa flash che è stupendo. Ma comunque anche con gli altri che abbiamo visto finora, sono dettagli veramente particolari e belli, non si sbaglia mai. Poi abbiamo SP44 color Queen. Questo sarà un rosa, sicuramente un po' più scuro. Sì, effettivamente tende un po' più al carne. Molto carino anche questo. Poi vi faccio vedere velocemente perché ce ne sono ancora altri. E poi devo girare il video di ora mi ammazzavo col coltello. Ora c'è l'over. L'over è SP33. No, vabbè, questo è un rosso cuore. Questo è un rosso, veramente rosso, un rosso cuore, molto scuro, ma quasi bordeaux, ma è veramente un rosso cuore. Cioè, io come l'ho visto, ho pensato subito al cuore, un rosso cuore, bellissimo. Ha forse una punta di viola, ma è quasi impercettibile. Poi abbiamo SP66 Dexter, sarà un rosso acceso, vediamo, o un fucsia, non lo so, ah, beh, non è né rosso, è un rosso tulipano, è un rosso arancio, un po' liquido perché, ok. Allora, ovviamente si era rispenta la telecamera, però se non si è visto, è un rosso tulipano, un rosso arancio, geranio, ecco, ora mi è venuto meglio il termine. Ed è molto ricercato anche, eh? Sicuramente saranno gli ultimi, questi che non sono colori fluo saranno quelli più ricercati in questo periodo insieme ai nude, perché faranno come da colore da transizione tra una stagione e l'altra. Poi abbiamo Nightmare,
c'era un moscerino che dava fastidio, l'SP59. Eccolo qua, lo apro subito. Bellissimo, questo è un viola, questo è viola scuro. Non ci sono vie di mezzo, ma ovviamente dalla telecamera che vuoi vedere niente. È un viola scuro. Molto elegante d'altronde. E poi abbiamo Michel SP100. Anche questo un rosso scuro, questo qui è solamente un po' più scuro del rosso cuore che vi ho detto prima, ecco. È una punta più scura. Andiamo a prendere l'ultima, ve lo giuro, l'ultima carrellata di 6 colori. Vabbè, credo che siano tutti i colori. Andiamo a vedere. Allora, SP71, questi sono un po' impolverati. Eterea. Bellissimo. Ah, ecco, avevo preso dei grigi, effettivamente, ancora non erano spuntati fuori. Bellissimo, questo qui è un grigio topo, sì, si può dire un grigio topo con una punta di marrone. Continuiamo con Gold Star SP81. Ah, bellissimo, mamma mia, che bello questo colore. Ma vabbè, è un po' trasparentino, ci sono pochi glitter all'interno. Però è un effetto veramente carino, se lo si sa utilizzare questo qua è veramente spettacolare. Bello, veramente bello anche questo. Beh. Già dalla confezione è un po' diversa perché ci sono tipo delle stelline sul tappino. Poi dai, abbiamo gli ultimi colori, sono incognito. Incognito SP20. No, questo qui è un viola fucsia metallizzato. Wow. No, beh, questo qui è spettacolare. Sono già sicura che andrà a ruba. È un grosso problema. Va bene. Poi andiamo ancora avanti. Ultimi tre sono SP96, si chiama Margaret, questo è proprio un marrone, ecco, marroni non ne avevo nemmeno uno, sicuramente andrà a ruba perché viene richiesto. Questo è un marrone, però all'interno sembra abbia una punta di verde militare. Sì, veramente carino. E ora gli ultimi due. Gli ultimi due, poi giuro che abbiamo finito con il video. Vi faccio vedere solo l'ultima novità, che è il gel foil SP45 Goodnight Moon. Anche questo è un grigio con una punta di viola all'interno, è più scuro dell'altro. L'altro aveva una punta di marrone, questo qui invece ha una punta di viola. Poi SP109 Emerald, che dovrebbe essere un verde olivo scuro. Ora vediamo. Wow, no, no, è proprio un verde oliva. Quelle olive che si vendono sulle bancarelle. Non so se avete presente, però dalla telecamera ovviamente sembra molto più scuro. Cioè, io da qui lo vedo nero, però lasciamo stare. È un verde oliva, molto molto bello. Quindi, allora, passiamo all'ultima novità. Questi qua erano tutti i colori. L'ultima novità è il gel foil, che è una sorta di colla per i foil. Io vi ho già fatto un video a riguardo, però il foil è sempre un po' una rogna.
Effettivamente dovrebbe essere di una colorazione trasparente. Ora vediamo. Sì, esatto, ed è molto liquido. Quindi niente, allora questo qui era il video haul di Passione Unghie di questo mese, questi sono stati tutti i miei acquisti, spero che non vi abbia scocciato, ma che vi abbia fatto piacere anche vedere tutti questi colori o comunque tonalità, spero che si vedano bene e vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video, ciao ciao!